Sì, oggi è venuta qui nel mio ufficio una troupe con una giornalista di Rai 1 della Vita in Diretta che sta svolgendo appunto delle interviste, un servizio per la vita in diretta un po' in tutto il Veneto, ho intervistato qualche altro sindaco. Il tema è la legittima difesa, io ho ribadito quello che ho sempre affermato, ovvero che la difesa deve essere sempre legittima. Quando qualcuno viola la proprietà privata, quando qualcuno invade territorio, un terreno, la proprietà privata dove qualcuno custodisce i propri affetti, non solo le persone, i propri familiari, deve sapere che può andare incontro a dei problemi. Quindi in casa tutti quanti noi, nella nostra proprietà, dobbiamo avere il diritto sacrosanto di difenderci. Noi non vogliamo attaccare nessuno, ma nel cuore della notte essere svegliati e dover pensare anche, oh mio Dio, adesso come sarà la mia reazione? No, io devo avere il diritto, dovere di difendere i miei affetti e di difendere la mia proprietà. Se ritorno con la mente alle cronache recenti, dove anche delle persone, dicono anziani, insomma 60 anni non credo, ma 70 anni, voglio dire 80, non conta l'età, delle persone che vengono aggredite all'interno della propria abitazione, non possono essere lasciate così, esamini per terra con delle bastonate. Quella gente lì deve essere presa e, l'ho sempre detto, messa in galera e gettate via le chiavi. Quindi bisogna fare un ragionamento di legittima difesa, di certezza della pena, di inasprimento delle pene e una volta che uno con la condanna definitiva le persone devono essere rispedite al paese di provenienza. Non esiste che, come in Italia succede oggi, un terzo dei detenuti siano stranieri. Uno straniero in carcere ogni giorno costa alla comunità, ai cittadini, circa 300 euro, tra servizi diretti e indiretti. Fate il calcolo voi, 20.000 detenuti stranieri in Italia, cosa costano ogni anno? Quindi quella gente lì deve scontare la pena nelle proprie patrie galere, che sicuramente non, con un trattamento sicuramente diverso da quello italiano, ma a noi non interessa. A noi interessa che si possa intraprendere un percorso modificando le leggi e quindi mai più intercettare delinquenti in giro per il mondo che si dicono tra di loro andiamo a delinquere in Italia, che tanto se anche ci arrestano non ci succede nulla. No, finisci in galera e marcisci in galera, e se sei straniero marcisci nella tua patria galera. Questo è il tema. E nelle abitazioni di qualsiasi cittadino, il cittadino deve avere l'opportunità di difendere e non di finire davanti a un giudice a spiegare perché si è difeso in quel modo. Punto. Non si vuole creare il far west. Se uno custodisce un'arma, deve essere titolato a custodirla, deve avere un porto d'armi e deve custodirla come prevede la legge. Questo è il tema. Prendere a bastonate degli anziani nelle proprie abitazioni per fregargli 400 euro, a me questa cosa manda il sangue al cervello, punto. Come sindaco, come cittadino, e quindi sono qui per portare avanti, nessuno tocchi Salvini, così ripetiamo il tema di questi giorni, lo confermo da sindaco, da cittadino e da rappresentante della Lega. Nessuno tocchi Salvini, avanti così, perché meno ne abbiamo in Italia che girano, che non sanno cosa fare dalla mattina alla sera, meno avremo delinquenti nelle nostre case. Certezza della pena, inasprimento delle pene e quando uno viene beccato venga rispedito nelle patrie galere del paese di provenienza.